Beh, fondamentalmente sono due i punti molto discussi. Uno riguarda il diritto costituzionale di sciopero e l'altro riguarda il diritto di partecipazione politica e di rappresentanza politica. Il primo è sicuramente il più importante per quanto ci riguarda, cioè si va di fatto a impedire il libero esercizio di sciopero nei limiti di legge che è previsto e garantito dalla Costituzione. C'è l'unico strumento per l'esercizio, appunto, per poter rivendicare i propri diritti che hanno i lavoratori. Nell'accordo, nello specifico, si prevede di sanzionare sia le organizzazioni sindacali che dovessero dichiarare o attivare delle iniziative di lotta e di sciopero contro la gestione dell'accordo in essere, e ancor più gravemente, in un articolo preciso, l'articolo 15 di questo accordo, di questo testo, perché chiamarlo accordo è una forzatura, si prevede addirittura la possibilità di sanzionare disciplinarmente, fin anche al licenziamento, il lavoratore che dovesse aderire o mettere in atto azioni di sciopero, di lotta, di ostruzionismo nei confronti della gestione di questo accordo. Questa è la lesione proprio del diritto di sciopero, quindi di un diritto costituzionale. Allora, far previsioni rispetto all'intenzione dei padroni ovviamente non spetta al sindacato, a noi spetta prevedere quali possono essere le dinamiche e le ricadute. Allora, è indubbio che quell'accordo non è un accordo casuale o che viene fatto e costruito partendo da problematiche di Pomigliano. Quello è un accordo che è un manifesto ideologico di quello che padroni, li chiamiamo per nome, governo, l'attuale governo, e purtroppo CISL, UIL, UGL e tutta quella miriade di sindacati che definire gialli è un complimento, parlo degli altri, che hanno sottoscritto l'accordo per la modifica delle regole ancora nel 2000, 2008, e di fatto quello è il manifesto politico dell'applicazione di quel nuovo sistema di regole che interessa tutti i lavoratori, non solo i metalmeccanici e non solo Pomigliano, tutti i lavoratori dipendenti. Si è definito in quell'accordo, oltre a quelli che sono i meccanismi, parlo dell'accordo fatto sulle regole per il modello contrattuale un anno e mezzo fa, è un accordo che stabilisce che si può andare in deroga ai contratti nazionali. Quindi tralascio gli altri elementi, ma il particolare è che si può andare in deroga al contratto nazionale. A Pomigliano si è fatto questo, si è andati in deroga con il ricatto occupazionale, con il piano straordinario, proprio esattamente come detta quell'accordo, si è andati in deroga al contratto nazionale su tutta una serie di partite che poi, se si vuole, si possono andare ad analizzare. Poi si è fatto ancora di più, lì si è dato addirittura in deroga alla Costituzione italiana e alla legge italiana, ma quello è un ulteriore elemento che lo rende ancor più illegittimo. Ma il problema grosso, però, dal punto di vista contrattuale, è che proprio partendo da Pomigliano si cominciano ad applicare le deroghe negative sul contratto nazionale. E questo è un modello che assolutamente non ha confini, anzi, è evidente che le imprese, a partire dall'esperienza di Pomigliano, ci presenteranno il conto. Io non mi aspetto che ci propongano ulteriori deroghe alla Costituzione o alle leggi, ma sicuramente ci verranno a chiedere costi per quanto concerne i diritti stabiliti dal contratto nazionale. Questo è sicuro, garantito, perché c'è un accordo precedente che stabilisce che è possibile farlo e Pomigliano è il banco di prova. Per questo dico che è un manifesto ideologico, perché lì, se lo si va a leggere, si vedono chiaramente tutti gli elementi di principio che sono stati trasformati poi in norme contrattuali. E a dire che non è un caso isolato sono Ministro Sacconi, Ministro Tremonti, che hanno dichiarato e continuano a dichiarare che da Pomigliano si cominciano nuove relazioni sindacali. Io non sono laureato in lettere, ma sono un semplice lavoratore, un semplice sindacalista di provincia, non ho bisogno di farmi dire che cosa intendono quando fanno dichiarazioni di questo genere. La stessa Marcegaglia annuncia che quello è un grande accordo innovativo.
evidente che quando i padroni, il governo che comunque fa le leggi a favore dei padroni in questo momento, valorizzano accordi di quel genere lì, è perché pensano di esportarli, di farli diventare la prassi.